Una strada ritenuta pericolosa che ha spezzato un'altra vita. Ennesima tragedia ieri pomeriggio intorno alle 14 sulla Flaminia, dove il centauro Fabrizio Agostini, detto Bicio, è morto in uno scontro con un SUV della BMW che, come lui, procedeva verso monte. L'uomo, un operaio di 43 anni di Lucrezia di Cartoceto, era in sella al suo T-Max quando, giunto all'altezza del nuovo distributore di carburanti a Rosciano, probabilmente ha tentato di superare il SUV, tant'è che lo scontro è avvenuto nella corsia di marcia opposta. Il conducente dell'auto, un cittadino tedesco che viaggiava con la compagna e un bambino di 10 anni, inizialmente doveva svoltare a destra, poi però, avendo sorpassato il punto di svolta, stava cercando un passo alla sua sinistra in cui svoltare per poi tornare indietro. Proprio in quel momento è avvenuto il violento impatto. Il centauro ha fatto un volo di qualche metro, mentre il suo scooter, ridotto a un ammasso di rottami, è finito contro una recinzione. L'uomo, all'arrivo del 118, era ancora cosciente ed è riuscito a dare le sue generalità, poi ha perso i sensi. Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, per il 43enne non c'è stato nulla da fare e il suo corpo è stato ricoperto con un lenzuolo bianco, illesi ma sotto shock, gli occupanti della BMW. In tanti, in queste ore, hanno lasciato messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Fabrizio. «Ciao, amico mio», si legge in uno dei post. «Ti ricorderò per sempre, per la persona buona e gentile che sei. Buon viaggio». E ancora, «Ciao, Bicio, ho una grande tristezza. Non doveva andare così, che la terra ti sia lieve». La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale, mentre i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Gli agenti, oltre ai rilievi di legge, hanno deviato il traffico chiudendo quel tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso e tutti gli accertamenti del caso.